Vasta operazione antidroga questa mattina da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno in diversi comuni della provincia, tra cui Capaccio Pestum, Vallo della Lucania e Napoli. Circa 100 militari, con l'ausilio di unità cinofile, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 12 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tra i 12, 10 sono finiti in carcere e 2 ai domiciliari. Sono state effettuate anche diverse perquisizioni in alcune abitazioni sul territorio comunale di Capaccio Pestum. A capo del sodalizio criminale, Umberto Rossi, pregiudicato di origine napoletana, ex affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, da anni residente nella città dei Templi. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alle ore 11 presso la Procura della Repubblica di Salerno. Questa attività che è stata svolta quest'oggi dal Comando Provinciale di Salerno, a coronamento poi di un'attività investigativa durata 2 anni, dimostra come l'azione sul territorio sia incisiva e soprattutto rivolta a questi gruppi criminali che cercano in qualche modo di emergere sul territorio della provincia. Attività dedita soprattutto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non priva poi di atti che possono assumere una ulteriore rilevanza delittuosa, e quindi un gruppo che in qualche modo era in grado, sarebbe stato in grado comunque, di mettere in atto degli atti ancora più di natura violenta, tenuto conto che aveva disponibilità comunque di armi, munizioni e materiale esplosivo. È un dato di fatto che il capo di questa associazione, che ripeto non era connotata dalla caratteristica di essere camorristica ancora, era un soggetto appartenente alla NCO di Raffaele Cutolo, e questo è un dato di fatto oggettivo che ho ricordato nella conferenza stampa. Personaggio a capo dell'organizzazione che gestiva un po' tutto lo spaccio nella zona soprattutto di Capaccio Pestum. Sì, e questo è un ulteriore dato che conferma la presenza di soggetti dediti allo spaccio, professionalmente dediti allo spaccio in quest'area, che è un'area in cui troviamo continuamente, all'esito di indagini che come vedete sono incessanti, presenze criminali che hanno questo principale interesse e questo campo territoriale di azione. L'operazione prende le mosse nel 2014, quando ci fu un attentato, un atto intimidatorio con un incendio anche all'autolavaggio di Licinella. Sì, da lì è nata questa ulteriore indagine che ha approfondito alcuni aspetti che non era utile rendere ostensibili nell'indagine principale, e quindi da qui è nata appunto un'investigazione che ha messo a fuoco questo fenomeno, che è un fenomeno ricorrente. Questo ci preoccupa perché è indicativo di canali consolidati di collegamento tra la criminalità locale, quindi stanziale, e elementi che si sono insediati provenienti da altre province nell'area di Capaccio Pestum e persone dediti al traffico organizzato di sostanze stupefacenti operanti nella vicina provincia di Napoli.